Rossini TV questa mattina all'Hotel San Marco di Gabice Mare, una città, quella di Gabice, che nei decenni si è costruita una importante nicchia di mercato turistico, quello relativo alla ricettività delle auto d'epoca, delle auto storiche e degli eventi ad essa correlate. Evento principe è l'MG Event, che torna in questa settimana, nella prossima settimana dal 22 al 29 maggio, e che sarà preceduta in questo weekend dal 12 al 14 maggio da un altro evento, il raduno delle Fiat Barchette, un importante doppio evento di promozione territoriale che parte da Gabice per poi valorizzare le bellezze dell'intera provincia. L'MG, il raduno dell'MG, che quest'anno non è solo MG ma anche altri marchi prestigiosi, è un evento storico per Gabice Mare. La prima edizione, se non sbaglio, era nel 1993, io ero presidente dell'azienda di soggiorno quando organizzai il primo raduno insieme a Fabio Filippello, che era il responsabile del registro MG Italia, e che poi è una manifestazione che è cresciuta notevolmente ma che rimane ancora dedicata a Fabio Filippello, che è scomparso recentemente. Una manifestazione che quest'anno è preceduta da un evento unico, che è il raduno delle Fiat Barchetta, che si svolge nel prossimo weekend. Ed è unico perché non ci sono altri raduni di auto di Fiat Barchetta in giro per l'Italia. Quindi con queste due manifestazioni si conferma il grande lavoro di accoglienza e di promozione che svolge l'Associazione Albergatori insieme al gruppo Albergatori Multiservizi di Gabice Mare, una realtà associativa che fa i fatti e non le chiacchiere come qualcun altro, e che preannuncia una stagione che noi stimiamo ottima dal punto di vista turistico, viste le tante richieste di informazioni, di preventivi che stanno arrivando a noi ma a tutti gli alberghi del territorio. Peraltro, come diceva giustamente, la manifestazione parte a sede a Gabice, ma coinvolge poi buona parte del territorio dell'itinerario della bellezza. Molti comuni del nostro entroterra sono coinvolti in questa iniziativa, anche con una partecipazione da parte delle Proloco, di altre realtà associative che collaborano a questa iniziativa. È un evento di due giorni che fa delle visite sull'entroterra, fa delle gite in barca, insomma, le facciamo visitare anche Gabice come realmente è, perché oltre ad avere un evento che aiuta gli alberghi per fare la promozione in bassa stagione, aiuta sì che questi signori, venendo in nostro paese, venendo all'entroterra, è una promozione che quando tornano a casa ci possono promuovere tutto il territorio e anche questa località. È un evento di qualità, siamo giunti alla 14ª edizione, quindi il ringraziamento va naturalmente all'Associazione Albergatori, al Confcommercio, che insieme all'amministrazione ha portato avanti sempre questa iniziativa che si tiene poi ogni due anni. Quindi è vero che è la 14ª edizione, ma significa 28 anni di presenza, saranno 50 gli equipaggi presenti che arrivano poi da tutto il mondo, quindi danno lustro, e sicuramente Gabice Mare nell'ambito della promozione deve fare in modo di poter ospitare eventi di qualità.